Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo episodio di The Sims. Signori, non ricordo bene che episodio siamo arrivati, però signori, nuovo appuntamento. Prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché stiamo raggiungendo i 2000 iscritti e di questo sono fiero e vi ringrazio, ma ho bisogno del vostro supporto, signori, per andare avanti in questo progetto. Detto questo, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Allora, nel video di oggi mettiamo un attimino pausa, signori, perché la nostra carinissima Tina, se non ricordo male, ha raggiunto l'età per crescere. Sì, signori, la nostra Tina diventerà un'adulta, che cazzo è, un ragazzo. Quindi, fermiamo un attimino tutto, svegliamo il buon Tino. E le diciamo che deve andare a cucinare una bellissima torta. Allora, in forna, una torta di compleanno. No, no, non questo. In forna cucina. Vediamo se sta qua. Sì, torta al cioccolato, torta bianca. Vai a fare la torta bianca, così, perfetto. Lui si mette di dormire. Il pupo, dove sta andando il pupo? Non si sa. A giocare. Il pupo, gioca con questo, colpisci, gioca con questo coso. E stai tranquillo, dove sta andando il pupo? Non si sa, è furente. Perché? Chiede a Lucia da bere. Perché c'è fame, c'è sete, che cazzo di problemi c'è? Stai tutto a posto, pupo. Gioca col bambino lì, col pupazzo che ti ho comprato e non rompere le scatole. Gli avevo comprato anche un robottino, ma non so che fine abbia fatto, signori. Decisamente non so che fine abbia fatto. No, 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 non devi combinare nessun pasticcio. Vieni qua, gioca con i. Che cos'è? Non si sa. Gioca con gli gnomi e non rompere le scatole, Tina. Dai, dai, che tra un poco. Allora, scusatemi, anche lei dovrebbe un attimino svegliarsi. Perfetto, andare da. Come cazzo si chiama questa? Non si sa. Cambia pannolino, nutriamola e la faremo anche a lei passare di età, signori. Come cazzo la chiamavi? Rel. Ah, Mazzarella. Ammazzarella, sì. E poi, scusatemi, zia, dopo che finisci fa tutto questo, dovresti un attimino anche pulire casa. Non, attenzione, nessuna battuta sessista, però bisogna condividere le varie situazioni infami. Cosa cazzo la sta facendo questo? Ok, fermi tutti. Come, allora, fatemi capire un attimino, lui può mettere le candeline qui? Raccoglie la porzione e prendi un pezzo. No, allora fatemi un attimino. Tu aggiungi candeline. Ma sì, aggiungi candeline. Tino, c'è un po' di spazzatura casa, però va bene. Però dove sta andando Tino? Non si sa. Tino è un po' confuso. Gira per casa in modo ok. Fermi tutti. Io non voglio che succeda qualcosa, signori, che questi mo se fregano la torta. Aiuto con le candeline da parte di Lucia, dai, facciamole fare la parte della mamma. Tino, tu spostati, vai qui, Tino mio, non fare danni, non fare danni, non fare danni. Vediamo se riusciamo a far passare da la piccola Tina, che non si sa dove sia andata, però va bene. Sono usciti tutti, signori, sono usciti tutti. Ok, quella è sempre in pigiama. Tino, vieni qua, Sì, l'abbiamo fatta, signori! Attenzione! Momento tipico, la bambina dovrebbe passare d'età. Oh, ok, perfetto. Perfetto, allora, Tina è passata d'età, l'infanzia creativa è sconfinata. La violazione delle regole e i capricci, che giochi a beneficio, motorietà, creatività, mentale e socievole. Ok, cosa gli andiamo a far fare? La nostra bellissima Tina, creatività, dai, la voglio creativa, sì, prodigio artistico. E qua ci andiamo a mettere allegra, dai, ci sta, ci sta. Oh, fatemela vedere un attimino in faccia, Tina. Che bella bambina che Tina, signori, dai, dai, Tina, non è male, Tina, non è male, Tina, signori. Ora, facciamo un attimino, che problemi c'ha questa? Perché le squilla il telefono? Non andiamo da nessuna parte, abbiamo cose da fare oggi, signori. Abbiamo cose da fare. Ovvero, cosa consistono le cose da fare? Intanto mi fate capire un attimino quanti anni ha Lucia. Lucia ancora 12 giorni prima che passa l'età, porca miseria. Tino mio, aspettate un attimo, fermi tutti. Tino. Sì, poi però vattene un attimino. Auricolare, altre scelte, azioni. Vai a fare giochi, Tino mio. Sei troppo ciccioso, Tino. Non abbiamo ancora i soldi per comprare una cosa di
una palestrina, ma tu te ne puoi andare a fare jogging. Tu aggiorna i social network. Cosa cazzarola stai facendo? Social network, perfetto. Elimina, controlla follower, condividi immagine, perfetto. Perché stai a fare gli addominali? Fai questo, zia. Dopodiché andiamo da Rella, che avrebbe un attimo bisogno di cambiare il pannolino e di essere nutrita. Decisamente sì. Dopodiché invece tu, che sei furente per non si sa quale motivo, furente desiderato, ma poverino, vattene in bagno. Ti do un'immagine che tutti odiano, ma no! Tu adesso il bagno lo sai utilizzare, giusto, zio? Fai la cacca furente, perfetto, e poi vatti a fare una doccia. Fai la doccia, così siamo belli puliti. Tina, non devi guardare la televisione, Tina, ma perché questa è rincretinita, signori? Cioè, non è difficile. Non è una cosa difficile, dico, dobbiamo essere un po' attivi, ok? Già hai fatto tutto. Questa non è per niente materna, signori. Nutri! Nutri con il biberon. Direi che nutrire con il biberon potrebbe più che andare bene. Ok, quella si sta a fare la doccia, bene così. Siamo un attimo organizzati. Tina è andata a correre. Sono le 9 di sera e diciamo che non inizia la giornata su social media e raggiunge il livello 3 di comicità. Porca miseria, ma quando vai a lavorare tu di nuovo? Ok, quindi aggiorniamo lo stato social network. Condividi, aggiorno lo stato. Oh, Tina è tornato. Tina è tornato. Tina invece per migliorare la sua situazione che dovrebbe fare? Preparare il giro completato. Vabbè, a posto. Ci siamo, ci siamo. Tu e poi aspetta, lei che cosa dovrebbe fare? Lei cosa dovrebbe fare? Raggiungi il livello 3 di comicità e malizia. Comicità e malizia. Carica dati, sistema dati. No, che carica? Esercita nei discorsi. Probabili, scegli un ambito. Datti la carica, datti una sistemata, esercita nei discorsi. Ma non sembra molto interessata a questo. Il bimbo sta dormendo, che cosa carina. Guardate, padre e figlio, padre e figlia. Padre e figlia divisi da un televisore. Ma porca miseria, ma perché? No, voglio vedere. Mamma mia, che sono precisi, signori. Sono una stampa e una figura. Bene, ok. Questa sta migliorando? Non si sa. Forse sì, forse no. Ma cosa starà migliorando? Boh. Vicina Sanna, non lo so, ma forse è meglio che ti vai a leggere un libro. Leggi qualcosa, ma non leggi qualcosa, leggi Budino, signore, un contadino. Ma che cazzo di libri ci sono? Va bene, detto questo, signori, io direi che possiamo benissimo far passare anche l'età la piccola Rella. Coccola, parla, altre scelte, fai passare l'età, che direi che ci sta, signori. Così abbiamo anche la piccola Rella che diventa una signorina. Vediamo un attimo se prende i capelli biondi della madre o prende anche lei i capelli rossi del papà. Ma tu non stavi scrivendo un libro? Cosa sta facendo Tino? Scusatemi. Tino, guarda la televisione e fai un troll nei forum. Ma perché, brutto scemo, devi fare queste cose? Continua a scrivere. Una volta stavi scrivendo un libro. Scrivi una nota di esonero. No, scarta il libro. Riprendi a scrivere. Come fare soldi. Ecco, questo devi fare. Devi scrivere come fare soldi. Così ci vendiamo anche il libro e vediamo un attimino di migliorare nella. Scusatemi, io però ho chiesto a. Questa quanto ci sta a salire de grado? Mamma mia! Ce la fai? Livello 3 di carisma, ma tu non dovevi raggiungere il livello 3 di carisma, di comicità o malizia? Guarda un film, guarda la TV, guarda un canale comico. Smettila di fare sta cosa. Mamma mia, l'abbiamo fatta crescere su qualcosa che non ce ne fregava nulla. Attenzione, attenzione! La piccola Rella sta per crescere anche lei. Chiara ha spedito il regalo a Rella. Oh, che cosa carina. Rella la facciamo Angelica. Rella sarà Angelica, signori. Va bene così.
Ed è bionda, che cosa carina. Tieni d'occhio, la posta arriverà presto. Oh, tanti bei regali, tanti bei regali. Oh, ma sono arrivati i regali? Tino, vieni a controllare se sono arrivati. Prendi la posta, paghiamo le bollette. Porca miseria, 960 euro di bollette. Dico io, un attimino di attenzione, no? Ok, qualcuno la spegne anche lo stereo che qua si paga inutilmente. Spegni. Spegni, zia. Perché ha preso il telefonino? Gioco una partita. Selezione di sim. Ok. Oh, guardate che carina la piccola Rella. Un orsacchiotto di bimba. Ma che carina, ma che carina, signori. Questa casa sta diventando piccola. Ma non è tutto, signori. Non è tutto, non è tutto. Facciamo un attimino crescere la situazione qui. Sì, io potrei fare un rapido taglio, ma non me ne frega nulla. Facciamo crescere un attimino questa che raggiunge il livello 2 di Malitti. Quello che cazzarola è, acquistata comunicazione. Quella sta mangiando a terra, signori, va bene. Perché? Perché non sta a fare più quello? Livello superiore, raggiunto il livello 2 di comicità. Ok. Tino, mamma mia, ma quanto ci stai a scrivere un libro? 8.000 anni, basta, non ci pensare più. Vai a pagare le bollette, ripulisci questo. Dopodiché, signori, Tino, come voi tutti sapete, vuole un maschietto. E quindi Tino ritornerà all'opera, signori. Tino ritornerà all'opera. Tutto questo Tino quando è che passa da fra 15 giorni? Puff! Ci abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Allora, signori, noi dobbiamo un attimino... Ah sì, questa però è cresciuta d'età, ma porca miseria, dobbiamo andare a comprare un altro letto. Ma porca miseria. Ok, signori, abbiamo comprato il lettino per Tina, che giustamente è cresciuta e quindi ha bisogno di nuovi spazi anche per lei. Lui cosa cazzola doveva fare? Nulla, completato perché ancora c'ha dei giorni di ferie, signori, bene così, bene così. Detto questo, mentre lui fa pulizia totale... Siamo tutti contenti, io direi che possiamo mangiarci tutti quanti un bel pezzo di torta, visto che qui ci sono stati tanti cambiamenti di situazioni, così sta torta si prende un pezzo, così sta torta si elimina e siamo tutti contenti, prendi un pezzo e così eliminiamo sta cazzola di torta. Furenti, ma perché sono tutti furenti questi bambini? Ma che problemi hanno? Cosa c'è, piccolina? Che cosa c'è? Che cosa c'è, piccolina? Balbetta. Poi chiedi conforto, ma dovevi mangiare un pezzo di torta, zia? Zia, prendi un pezzo. Smetti di fare qualsiasi cosa, vatti a prendere un pezzo di torta, porca miseria. Dai, non essere così arrabbiata, zia. Dai, dai, forza. Niente, non le va di prendere il pezzettino di torta. Va bene. Allora, signori, a questo punto sono le 2 di notte. Io direi che questa si può andare a coricare qua e può andare a dormire. Lui può andare qua e può andare a dormire. Nel momento in cui questi due si levano dalle scatole, il nostro Tino torna all'azione, signori. Sempre che ce la fanno, però. Sempre che ce la fanno. Ora, gli è venuto adesso di mangiare la torta. Non si sa dove sta andando. Dove stai andando? Ah, ha trovato un piatto in mezzo al divano. Ha trovato un piatto in mezzo al divano e sta dormendo. Sta dormendo. Comunque, la prima figlia assomiglia a Tino. La seconda figlia assomiglia a Lucia. Vedremo il terzo a chi assomiglia, signori. Cercheremo di scoprire questo che cosa sta fa davanti al letto. Ah, ok, si sta mettendo a letto. Questa già è una cosa buona. Lei dove sta andando? È giocosa, va bene. Allora tu, cortesemente, smetti di mangiare la torta e ti vai a caricare. E nel frattempo Tino fa una proposta indecente a Lucia, signori. Chiede, fa una proposta indecente, romantico, signori. Cerca di avere un figlio. Attenzione, smetta di giocare col computer, signori. Qui bisogna creare il terzo. Bisogna creare il terzo figlio. Se sta andando a coricare questa? Sì, bravissima. Perché tra un poco ci saranno delle scene che tu non, a cui tu non puoi assistere, signorina mia. A cui tu non puoi assistere. Quindi spicciati. Questi sono gasati, perfetto. Attenzione, vediamo se riusciamo a fare. Perfetto, la bimba si è andata a coricare pure. La porta si chiude. Si chiude la porta. Si è chiusa la porta, signori. Ok, perfetto. Tino è tornato in azione. Tino è tornato in azione, signori. Non hanno una casa abitabile, però Tino vuole il maschietto. Tino vuole il maschietto. Io non so gestire due sim. Sto per creare il quarto sim, il quinto sim, signori. Bene, vediamo se effettivamente
riusciamo a portare a casa la situazione. Ok, signori, questi due hanno fatto quello che dovevano fare. Vediamo se Tino è ancora come si può dire, quel cavallo di razza che conosciamo tutti. Attenzione, il momento è importante. Vediamo se per l'ennesima volta buona Lucia porterà a casa una gravidanza. No, Lucia, no, Tino mio, mi hai deluso tantissimo. Altre scelte, romantico, cerca di avere un figlio subito, 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 subito. Signori, bisogna riprovarci prima che quei due si alzino. Prima che quei due si svegliano e vogliono nuovamente giocare, mangiare, cambiare pannolini e cose varie. Bisogna subito. Che cosa stanno a fare? Si stanno a guardare, si stavano seducendo guardandosi in faccia. Niente, Tino per la prima volta, signori, dopo 5 figli. Ha fatto cilecca, signori. Dopo 5 figli, Tino ha fatto cilecca. Attenzione. Ma Lucia, invece, a che punto è della sua vita? L'avevamo già visto, 11 giorni. Perfetto. Questa, invece, da poco, 15, 12 giorni. E questa, invece, anche lei, 7 giorni. Perfetto, va bene. Ok, signori, questi hanno rifatto quello che devono fare. Brutti sporcaccioni. Vediamo se questa volta Tino ha fatto centro. Lei è sempre soddisfatta. Queste sono belle immagini. Tino, nonostante la pancia, non fa il suo dovere. Attenzione, Lucia. Sì, signori, Lucia di nuovo incinta. Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Terzo figlio in arrivo. Condividi la grande notizia. Terzo figlio in arrivo per questa famiglia. E guarda Tino disperato. Sì, non si sa che è disperato e contento. Ancora non si è capito, però ci siamo, però ci siamo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Cosa succederà nel prossimo video? Non lo so, lo scopriremo assieme qui sul canale.